Allora, Benito Mussolini è nato a Predappio, in Emilia-Romagna nel 1883. Suo padre era un fabbro, anarchico e socialista. Sua madre una maestra elementare. Da giovane Mussolini, rimanendo fedele alle logiche del socialismo, è contro la guerra. Giornalista, diventa direttore dell'Avanti, organo ufficiale del Partito Socialista. Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, dopo aver valutato il crollo della Seconda Internazionale Socialista e ritenendo che la guerra potesse anche avere una valenza rivoluzionaria, favorevole al proletariato, cambia idea e si schiera fra gli interventisti. Fonda un suo giornale, Il Popolo d'Italia, e un movimento politico, I Fasci di Combattimento. Lui passa a posizioni di destra, viene eletto deputato nelle liste dei blocchi nazionali giolittiani e dopo fonda il suo partito. Il Partito Nazionale Fascista. Nel 1922, guidando i propri militanti, marcia su Roma e ottiene dal re Vittorio Emanuele III l'incarico di formare un governo. 2 anni dopo viene approvata una legge elettorale maggioritaria, la legge Acerbo. Il peso parlamentare del partito di Mussolini cresce. Lui si assume la responsabilità morale dell'assassinio del parlamentare socialista Giacomo Matteotti ed emana una serie di leggi che cancellano le libertà costituzionali, le cosiddette leggi fascistissime del 1925. Da questo momento lui si fa chiamare il Duce, ovvero condottiero, comandante, e instaura nei fatti una vera e propria dittatura. La dittatura di Mussolini dura 20 anni. È per questo che quando si parla di fascismo si dice anche ventennio. Il consenso popolare di Mussolini aumenta e arriva al massimo negli anni 30. Lui colonizza l'Etiopia, fondando un cosiddetto impero, e si allea con il dittatore tedesco Adolf Hitler, che lo considerava il suo maestro e ispiratore. L'alleanza con Hitler, chiamata Asse Roma-Berlino, porta Mussolini a far approvare nel 1938 le leggi razziali, che escludono gli ebrei dalla vita civile. Scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1939 Mussolini all'inizio adotta il particolare neologismo di non belligeranza, ma un anno dopo schiera l'Italia a fianco di Hitler e della Germania. In guerra subisce molte sconfitte. Il 25 luglio 1943, ricordatelo, 25 luglio 1943, nella storica seduta del Gran Consiglio, i vertici del suo stesso partito, attraverso l'ordine del giorno di Dino Grandi, lo mettono in minoranza. Il re gli toglie il potere e lo fa imprigionare. I tedeschi lo liberano e mentre l'Italia è spaccata in due, Mussolini fonda a nord un suo governo sotto il controllo di Hitler, la Repubblica Sociale Italiana, anche detta Repubblica di Salò. Nell'aprile del 1945 Mussolini viene catturato dai partigiani e fucilato, insieme alla sua amante Claretta Petacci. I due corpi, impiccati ai piedi, vengono esposti a Milano, a Piazzale Loreto. Ancora oggi si ignorano gli esecutori materiali. Beh, questo è quanto. Hai capito? E se non hai capito, ripassa da qui. Ripassa da noi.